E quindi lo abbiamo sentito, il 18 maggio riaprono anche le spiagge. Allora con Serena Biondini andiamo sulla costa romagnola e vediamo come andremo al mare quest'estate. 4 metri. Sulle spiagge della Romagna si prendono le misure. Le linee guida della regione per la prima stagione balneare post-Covid prevedono 12 metri quadrati di spazio tra un ombrellone e l'altro e 1,5 metri di distanza tra i lettini sulla battigia. Siamo contenti di questa armatura anche perché... Poi qui a Rimini abbiamo delle spiagge talmente grandi che possiamo giostrare un po' come vogliamo con le misure degli ombrelloni. Ci sono dei comuni qui vicino che forse dovranno togliere qualche ombrellone, ma penso che vada bene così. Accesso ordinato, possibilmente su prenotazione, steward per accompagnare e istruire i clienti, disinfezione di cabine e attrezzatura ad ogni cambio di utenza. Per garantire la sicurezza la regione chiede di rispettare le distanze nelle aree bimbi e sui campi da gioco, vietati happy hour e buffet, incentivato invece il pasto sotto l'ombrellone, un servizio che i ristoranti e bar di spiaggia vorrebbero in esclusiva, ma gli altri ristoratori non sono d'accordo. Loro hanno il loro, diciamo, spazio da poter servire, come noi in questo caso, loro possono uscire dal loro spazio, invadere le spiagge, aumentare le presenze, perché noi no? Insomma, le incognite sono ancora tante, ad aumentare la confusione il documento dell'INAIL con suggerimenti diversi da quelli della regione. Di certo c'è che lunedì 18 maggio le spiagge dell'Emilia Romagna riaprono al pubblico. Abbiamo tutti voglia di normalità e di estate, quindi ben venga.